prosegue a grandi passi il cammino del piano strategico della città metropolitana di Firenze, approvato lo scorso aprile. Atto che ogni città metro d'Italia è chiamata ad approvare e che cambierà l'area vasta con progetti legati a mobilità, infrastrutture e grandi opere. Il Consiglio della città metropolitana ha infatti approvato una serie di attività di monitoraggio sull'attuazione del piano stesso. Si tratta di attività di controllo dell'andamento dei progetti, di valutazioni per registrare l'impatto delle linee guida a livello socio-economico, territoriale e ambientale. In pratica si tratta delle prove generali di quello che dovrà avvenire entro il 2030, data in cui il piano strategico porterà a compimento il rinascimento metropolitano. Il Consiglio ha così stanziato una serie di finanziamenti per un valore complessivo di 110.000 euro. 40.000 euro serviranno per supportare il lavoro dell'ufficio di piano di città metropolitana. Per attuare la strategia governance operativa del piano sono stati attivati due assegni di ricerca per la messa a punto di un progetto sperimentale in collaborazione con Tribunale e Università di Firenze. 36.000 euro andranno al Dipartimento di Scienze Giuridiche, mentre 24.000 euro saranno destinati al Dipartimento di Ingegneria della Informazione. Un finanziamento di 10.000 euro è stato invece approvato nell'ambito del bando periferie.